Vediamo ora come funziona un normale frigorifero. All'interno del frigorifero la temperatura è più bassa che all'esterno. Immaginiamo per esempio 4 gradi centigradi dentro il frigorifero e 20 gradi centigradi nell'ambiente esterno. Come mai l'interno è più freddo dell'esterno? Perché c'è un meccanismo che tra poco studieremo in dettaglio che è capace di sottrarre calore all'ambiente interno malgrado sia più freddo dell'esterno e poi di cedere questo calore sottratto all'interno, di cederlo all'esterno. Quindi un meccanismo che sottrae calore nella parte fredda, la parte interna, e cede questo calore nella parte calda, che è l'ambiente esterno. Questo meccanismo è un fluido operante che corre all'interno di questa doppia serpentina, che vediamo anche in quest'altra figura. C'è una serpentina all'interno del frigorifero, qui disegnata in colore azzurro, e un'altra serpentina disegnata in colore giallo che si trova all'esterno del frigorifero. Qua dentro corre un fluido operante che subisce dei grandi sbalzi termici. Tipicamente quando occorre nella serpentina all'interno del frigorifero, che si chiama evaporatore, è molto più freddo dell'interno del frigorifero. Abbiamo detto che l'interno del frigorifero per esempio sono 4 gradi centigradi e invece il fluido operante che scorre in questa serpentina fredda si trova per esempio a meno 25 gradi centigradi. Di conseguenza, essendo più freddo rispetto all'interno del frigorifero, questo fluido operante sottrae calore all'interno del frigorifero. Quando poi il fluido operante arriva nella serpentina esterna, invece improvvisamente si riscalda e diventa molto più caldo dell'ambiente esterno. Abbiamo detto l'ambiente esterno per esempio 20 gradi e invece il fluido operante nella serpentina esterna è salito di temperatura per esempio a 40 gradi centigradi. Così adesso il fluido operante è più caldo dell'ambiente esterno e perciò cede all'ambiente esterno quel calore che aveva sottratto all'ambiente interno. Ma come fa questo fluido operante a subire questi drastici cambiamenti di temperatura, a passare praticamente da più 40 gradi centigradi quando scorre nella serpentina esterna a meno 25 gradi centigradi quando scorre in quella interna e poi di nuovo più 40 gradi centigradi, meno 25 gradi centigradi? Lo può fare grazie a delle trasformazioni adiabatiche. Infatti, quando si trova ad alta temperatura, 40 gradi centigradi, e improvvisamente passa nella valvola di espansione, allora passa dallo stato liquido allo stato di vapore improvvisamente e si raffredda tantissimo. Un po' come le bombolette spray che utilizzano i calciatori quando si fanno male, dove dentro c'è una sostanza allo stato liquido, a temperatura ambiente, che grazie all'improvvisa espansione vaporizza e si abbassa molto di temperatura, quindi esce fuori uno spray, un vapore praticamente gelido. Invece per riportare questo vapore allo stato liquido e alzarlo tanto di temperatura, gli si fa fare il processo inverso, anziché espanderlo attraverso la valvola di espansione, lo si comprime attraverso un compressore. Nella compressione improvvisa di tipo adiabatico, il vapore riceve una grande quantità di energia dall'esterno, energia che non può smaltire all'esterno, quindi la immagazzina e la utilizza per diventare liquido e per alzare la sua temperatura. Al contrario, quando invece il liquido caldo passa nella valvola di espansione, è il liquido che compie lavoro verso l'esterno diventando vapore, e siccome non può attingere all'esterno per prendere l'energia necessaria per compiere il lavoro, questa energia la deve prendere dalla sua energia interna, quindi da liquido diventa vapore e soprattutto si raffredda e diminuisce di temperatura. Quindi in conclusione il frigorifero funziona attraverso un fluido operante che subisce continui cambiamenti di stato da vapore a liquido, vapore e liquido in continuazione, e in questi cambiamenti di stato subisce enormi variazioni di pressione e di temperatura. Soprattutto di temperatura, diventa molto freddo quando diventa vapore e improvvisamente diventa molto caldo quando diventa liquido. Molto freddo il vapore che scorre all'interno del frigorifero, più freddo dell'interno del frigorifero, quindi sottrae calore dall'interno del frigorifero perché è più freddo, ma poi questo calore lo cede all'esterno del frigorifero perché improvvisamente il fluido operante si è scaldato e è diventato molto più caldo dell'ambiente esterno. Quindi cede calore all'ambiente esterno, cede quel calore che aveva sottratto all'ambiente interno.